Mi era morto il padre e la madre, avevo una sorella, non sapeva cosa fare. Ed entrando in chiesa aveva domandato al Signore: Signore, che cosa devo fare adesso che mi è morto mio padre e mia madre? Sono abbastanza ricco, ma che cosa devo fare nella vita? Era il momento in cui il diacono si apprestava a leggere il Vangelo, proprio il Vangelo che noi abbiamo proclamato oggi. Il brano del Vangelo secondo Matteo, capitolo 19, proprio questo. E la parola di Dio lo colpì. Si chiamava Antonio. E sentì queste parole dette da Cristo per lui. Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dalle ai poveri, e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Fu come un fulmine questa parola dentro il suo cuore. Ritornò a casa, ricco, ricchissimo. Un patrimonio che il papà e la mamma gli avevano lasciato. Diede parte del patrimonio a sua sorella, che collocò in un luogo sicuro perché crescesse, e anche lei servisse il Signore nel mondo. Poi vendette tutto quello che aveva, tutto. Lo diede ai poveri in pochi giorni e senza portare un soldo con sé, scende nel deserto, vicino al Nilo, veniva dall'Alessandria, si inoltre nel deserto, nel nuovo si avvicina e qui incomincia la sua vita di preghiera, di solitudine, di penitenza, di contemplazione. E Sant'Antonio Abate, di cui celebriamo la festa oggi, Sant'Atanasio, vescovo di Alessandria, patriarca, grande dottore della Chiesa, ne tesse l'elogio e scrisse la prima vita di un santo, la prima vita di un santo confessore, non martire, fu scritta appunto da Atanasio, il patriarca di Alessandria, che lo invitò a uscire dalla solitudine per dargli una mano d'aiuto, perché la Chiesa era dilaniata, perché l'eresia imperversava, e Antonio uscì, diede l'aiuto alla Chiesa, e tante volte usciva dal deserto per venire in aiuto alla Chiesa, ai suoi fratelli, e poi tornava nel deserto, ma quasi tutta la sua vita la passò nel deserto. Visse 106 anni, nacque nel 250, morì nel 356.
nella penitenza con pane e acqua, con pochi datteri, con i frutti della terra, con l'erba che cresce anche nella steppa, visse tutto questo tempo. Non aveva bisogno di vitamine, non aveva bisogno di iniezioni, non aveva bisogno di medicine per stimolare l'appetito, per rinforzare il corpo. No, il digiuno fa più bene che qualunque altra medicina. E abbiamo l'esperienza nei padri del deserto, i quali vivono oltre 100 anni digiunando. San Paolo l'Eremita visse 115 anni, ma gli altri, chi 102, 104, 106, 110. Ecco la vita morigerata, la vita austera, sostenuta dalla preghiera, perché la preghiera ripara le forze, la preghiera è vita. Questo dobbiamo dirlo anche noi, ce lo dobbiamo ricordare. La preghiera è un antidoto a tutte le malattie. Le preghiere con il digiuno sono due mezzi potenti per stare bene in salute. E anche quando non possiamo fare il digiuno, perché diciamo così, siamo troppo deboli con tutto il mangiare che facciamo. Siamo deboli, perciò dobbiamo mangiare mattina, giorno, sera, carne, pesce, vacca pazza, qualunque cosa, tutte, perché mangiamo, ci saziamo, dolci, cassate, a non finire, sempre dolciumi, eppure non campiamo tanto e la nostra vita è cagionevole, la nostra salute è cagionevole, abbiamo bisogno di tante e tante rimedi, tante e tante lezioni, tante e tante medicine. In ogni casa c'è una scatola di medicina. Il digiuno è la migliore medicina. Ecco, non lo vogliamo comprendere. Ma la più grande, così, risorsa per noi è la preghiera. A prescindere dal digiuno, beh, non puoi digiunare, ma puoi pregare. La preghiera ripara le forze, allunga la vita. Non per nulla i santi nel deserto e i monaci nei monasteri hanno un'età lunga, longevi sono, perché pregano. Si riparano le forze con l'intervento di Dio, perché lo Spirito che è eterno, lo Spirito che va oltre la fragilità della carne, sostiene la carne nel suo cammino, sostiene il corpo. Ecco perché la preghiera, dopo tutto, fa bene alla salute. Fa bene alla salute dell'anima, perché ci distacca dal peccato, ci lega a Dio, ma fa bene anche alla salute del corpo. Per cui se sei ammalato, vieni e frequenta la preghiera. Non c'è bisogno della preghiera di guarigione, la preghiera di lode, la partecipazione alla Santa Messa, la vita eucaristica, tutto ciò che è preghiera o ha sapore di preghiera, ma soprattutto la preghiera gioiosa, la preghiera di lode,
è fonte di guarigione. Tanti di noi, soprattutto lo dico agli anziani, tanti di noi cominciarono a star meglio, ad uscire dalle malattie cronache, mangiando preghiera, mangiando parola del Signore. La parola del Signore che ci viene offerta è un boccone prelibato, è una medicina prelibata, è tutta salute che noi mangiamo, è vitamina, è proteina, è carboidrato, tutto quello che volete, serve per noi, per la nostra salute del corpo. Noi ci accorgiamo che tanti, tanti che erano cagionevoli in salute, cammin facendo, pregando, hanno cominciato a star bene. All'inizio erano tutti malati, un popolo di ammalati che cominciò a star meglio, non in Florida, è perfetta salute, ma un miglioramento notevole nella salute. Miglioramento notevole. E questa è una verità. Tanti di voi potrebbero confermarlo. Io ero cagionevole in salute, facevo sempre male alla testa, io non potevo muovermi, avevo sempre dolori. Ma poco a poco, queste malattie cronache se ne sono andate. Non sto proprio benissimo, ma sto meglio. Ossia, la preghiera non mi ha fatto male, mi ha fatto bene. È stata salutare per me. È vero o non è vero? E allora, se vuoi stare bene, prega, prega. Sant'Antonio, andiamo a Sant'Antonio. È il padre dei monaci, perché tutta la vita monastica lo chiama padre. Fu il primo che iniziò la vita monastica così con stile ed ebbe tanti e tanti discepoli. Nel rive del Nilo, a Tebaide, cos'era Tebaide, si popolarono di asceti, di anacoreti e di persone che poi si mettevano insieme per pregare. Comincia così la vita monastica, prima eremitica e poi monastica. Per cui il deserto si popolò ben presto di tanti e tanti asceti, i quali davano addio al mondo, si ritiravano nel deserto, nel digiuno, nella penitenza, nella preghiera, nella lode al Signore. La Tebaide, quella regione che sta proprio a fianco al Nilo, sotto Alessandria, l'Egitto, che quella terra era piena, colma di persone, quali a distanza l'uno dall'altro, vivevano in solitudine, si visitavano ogni tanto, pregavano insieme, parlavano di Dio. Tanti la domenica scendevano ad Alessandria per le sante funzioni e ritornavano poi nel deserto. Ecco la vita eremitica e monastica che illuminò la Chiesa, che fu un carisma portentoso nella Chiesa primitiva, che può prendere altre forme lungo i secoli nella vita religiosa, ma che non può mancare mai nella Chiesa, perché la preghiera è la forza della Chiesa. Gli eremiti, i monaci, i religiosi sono gli uomini di preghiera che sostengono il mondo con la preghiera e lottano contro il nemico. Oggi lo Spirito Santo è venuto qui in mezzo alla sua Chiesa, e venendo un po' meno la preghiera dei presbiteri, dei religiosi, dei monaci, degli eremiti,
e aumentando il bisogno della Chiesa nella lotta contro il male, ha suscitato nuovamente lo spirito, gruppi di preghiera, il nostro gruppo, perché noi preghiamo e con la preghiera sosteniamo la vita della Chiesa e lottiamo contro il nemico. Ecco allora che i gruppi di preghiera sono i gruppi benvenuti nella Chiesa, perché la Chiesa ha bisogno della preghiera, più di ieri, oggi, perché più di ieri il mondo ci attacca, il diavolo ci attacca, e se non preghiamo, periamo. Chiediamo allora a Dio di insistere nella preghiera e un poco di insistere nella fuga del mondo, perché noi che viviamo nel mondo moralmente dobbiamo fuggire dal mondo. Se leggiamo il Vangelo ci accorgiamo quanta attenzione il Signore ha messo su questo punto e quanta raccomandazione ci ha fatto. Il mondo, il grande nemico. Padre, ti prego per tutti, non ti prego per il mondo. Il mondo è cattivo, salvati dal mondo. Il mondo mi odierà come ha odiato me. C'è un abisso tra me e il mondo, tra voi e il mondo. Eppure noi viviamo in questo mondo e il mondo entra nelle nostre case, nelle nostre anime, nella nostra vita. E allora la fuga del mondo bisogna attuarla pur vivendo nel mondo. Non adagiatevi al modo di fare del mondo, non contraete la mentalità del mondo, si dice l'Apostolo, la mentalità del mondo, che purtroppo entra in noi. Non indossiamo gli abiti del mondo, i modi di agire del mondo, perché il mondo è il grande nemico di Cristo e del cristiano. E viviamo nella preghiera, lodiamo il Signore, benediciamolo, perché la vita di preghiera è una vita ben trascorsa, perché la vita di preghiera è anche forte di pace e di salute. Alleluia. Fiducia filiale, che lo Spirito di Cristo suscita nei nostri cuori, innalziamo la comune preghiera a Dio Padre misericordioso. Diciamo: ascolto, Padre, la nostra supplicata.